Che la pigiai il bottone, allora? Siamo sicuri? Sì. La pigiata. La pigiai il bottone. Salve a tutti, pubblico d'Italia, bentornato un'altra volta sul fanale di White. Oggi, per l'ennesima volta, la parte 3 della mia lezione di vinili. Un'altra volta con la Harla, perché tanto Harla si finisce noi di farla sta roba io oramai. Buon anno siamo a tutti. Buon anno a tutti, tra l'altro. Buon anno a tutti. Siamo al terzo blocco. Ok, terzo blocco. Il prossimo sarà l'ultimo, perché... Forza e coraggio, sotto le note di Miles Davis. Bellissimo, sembra stare in un pub americano negli anni 40. Allora, si parte subito con il primo. Grazie, Harlet, mi passi sempre la roba. Questo riesco neanche a levarlo, non lo levo nemmeno. Non lo leverei. Time to Die degli Electric Wizard. Questi si ispirano molto a Black Sabbath, mi piacciono molto, Sludge, Doom. Magari ma non cambia. Queste sono, sì, sono quelle cose lente tu usi per mandarti in botta, per viaggiare. No, beh, inglesi sono dei gran fumatori loro, c'è da dirlo. Comunque io, questo è stato, mi sa, il secondo vinile ho comprato. O il secondo e il terzo, mi ricordo. Comunque c'ha degli anni, c'ha. Perché questo Time to Die... Con un legame affettivo. Sì, questo è 2014, sì, io iniziai a comprare... I primi vinili in quegli anni lì. Comunque, Time to Die degli Electric Wizard. Si vede bene, Leonora? Cioè, ora, aspetta, mi metto così. Così gli è proprio a fuoco. Si mette dietro. Davvero? No, ora volevo cambiare la telecamera per avere lo schermo rigirato, così almeno vedevo se mi metto a fondo. Si va avanti. Oh, questo è lei, bleccaccio. Cattivaccio. Suder con Demonic Possession. Possession. Vai, in mezzo alla neve. In mezzo alla neve. Tra l'altro è un po' di tempo, non fanno più nulla, speriamo ritornino più potenti e mai. Comunque se vi garba Bimo, Team Mortal, le robe più black metal, più raw, ragazzi ascoltateveli. Tanta roba. Suder con Demonic Possession. Poi ancora. Si va avanti, questi sono i Black Funeral. Anche loro sono... questo è un gruppo storico, questo l'ho preso addirittura alla fiera del disco, facevano al... quel locale c'era a Firenze, su dell'Onora? Ah, CPA. No, il CPA, quell'altro dove ci lavorava Alessio anche. Oddio. A Firenze Sud. Sì, a Firenze Sud, non te lo ricordi dove si andava. L'ultimo locale è rimasto aperto e poi ha chiuso subito. Il Circus, detto alla memoria. Ma c'è a Firenze Sud? No, il Circus è a Scandicci. Non è a Firenze Sud. Comunque, Black Funeral con Vampire Throne of the Beast. Questo è uno dei dischi preferiti davvero in ambito black metal, che più adovo. Adovo, vada messo indietro. Allora, cioè, guarda. Conte Drascula. Drascula. Bellissimo anche loro. Black Funeral con Vampiri the Throne of the Beast. Questo caprone. Sempre Black Funeral, Belial Horizon. Altro disco bellissimo dei Black Funeral, un po' diverso da Vampire Throne of the Beast. Bello davvero. Poi andiamo ancora avanti. Oh, il gruppo per eccellenza. I Darthron. Under a Funeral Moon. Vabbè, qui ragazzi non mi soffermo neanche. Tanto. Guarda come insinuo. Ma lei insinuo di brutto, ma dai, in mezzo al coso. Darthron Under the Funeral, si fa un po' paura, a vederlo. Sì, è un po'. Poi Darthron. Questo è il penultimo disco di Darthron. Sono tornato a fare un po' di roba trescettona, un po' di roba speed. Eternal Aids. Bella la copertina, mi garba un botto, Sì, quella. Ma guarda il copertino, mamma mia, sì, bella. Questa bella, sì. Sembra una carta di Magic, come dio sempre, rompo sì, coglioni. Rompo sempre coglioni, bellissimo, sì, bellissimo. Sempre i Darthron, Ravishing Grimms. Che bella la di prima. Sì, mi garbava più quella di prima, anche l'album in sé. Questo non è che mi abbia fatto un pazzì come album, però vabbè. Disco dei Darthron, per completezza ce lo siamo presi. Oh, l'ultimo disco dei Dark Funeral, We Are the Apocalypse. Come ho detto nella recensione, ho fatto insieme alla Colosi, vabbè, recensione. Quelle due paroline ho speso. Bello, però mi sarei aspettato molto di più da Dark Funeral. Insomma, dopo 5 anni ho fatto un album, dalle volte uno dice, sa che mi tirano fuori. E invece, insommina, però dai, siamo felici, abbiano fatto uscire un'altra release, i nostri Dark Funeral. Si vede tutto, vero Eleonore? Siamo perfetti. Dark Funeral con A Terra Totus Sanctus, forse uno dei dischi più famosi. Non è quello che preferisco di più, però ci sta, dai. Proprio un must, sì, un must anche dei Dark Funeral, gruppo svedese. Ancora gruppo loro. Vabbè, il mio disco preferito dei Dark Funeral, sarò scontato, ma è così. The Secret, beh, c'ho anche un poster lassù. The Secrets of the Black Hearts. Visto messo insieme con la bara dietro. Con tutta la cena. Andiamo. Sì, infatti.
Dartron Panzerfaust, bellissimo, bellissimo anche Panzerfaust. True Norvegia Black Metal, album storico, pietra miliare del black metal. Poi cambiamo un po' genere. Questi sono i Rise of the North Star. Mi sa che tu li conosci, Ludo. Sono tosti, ma come si vestono? Non so, andate a sentirla Camilla, un misto fra hip hop, rap, thrash metal, new metal. Sono veramente no. Brava. Tazzo cavolo proprio. Bellissimi. Sono bianca mia scema, eh. The Legacy of She. Bellissimo questo disco qua, veramente l'ultimo è uscito. Deve uscire il singolo ora a gennaio, nuovo dei Rob. Questi però te li voglio far ascoltare davvero, secondo me ti carmano. Ti sicuro. Ti fogano un monte. Poi, aspetta, mettilo un pochino più là. Vai. Ora si ritorna ai Black. Ora si ritorna ai Black. Bex and the Poison Path. Bellissimo anche Bex, sono uno dei gruppi preferiti in assoluto nel black metal. Bellissimo The Poison Path. Tanta roba. Ancora. Questo ho comprato in Giappone. Buono. Comprato per la copertina. Perché non li conoscevo neanche per il cazzo. Questi sono i Freytod con Possessed by the Horns of Terror. Mi sa, questo forse è il secondo. No, forse ho il quarto vinile che ho comprato. E ti è piaciuto? E me garbo. Sì, ero in Giappone in questo negozio di dischi. Questo lo figlio. Ho visto sta crociaccia lì così. Ho detto la figlio subito. Comunque, raw black metal anche loro. Freytod, ragazzi. Tanta lana, tanto poi ve li metto in descrizione. Black Funeral sempre. Con ecco, qui c'ho da leggerlo perché non mi ricordo. Ma come si chiama? Porca miseria. Non ci leggo una sega. Empire of Blood, mi sa. Mi pare siamo Empire of Blood. Bello anche questo qua. Comprato insieme tra l'altro da quell'altro del Black Funeral. Bello dietro sempre. Oh, questi sono tutti insinui, Eleonora. Davvero? Insinui tutti, dai primo all'ultimo. Oh, i Pentagram. Belli Pentagram Rentless. Questo è un gruppo storico veramente. Però sono più. Non sono pesanti. No. Sono vecchio. Un po' di Doom, un po' di Heavy. Insomma, mi garbano un botto anche loro. Stile. Sono un po' vecchiotti, sì, abbastanza attempati. Pentagram con Rentless. Tanta lana. The Goal, Rentless e All Your Sin sono i miei pezzi preferiti di questo album. Grozza. Ah, questo è Grozza dei di sto cazzo. Oh madonna, lo sai, non mi ricordo di Lera qui. Mi sa che è Demegua questo qui. Forse è Demegua. Sì, è Demegua. Grozza Demegua. Questo me lo devo riascoltare un pochino meglio, ragazzi, perché l'ho lasciato un po' indietro, ma comunque, post black metal, tanta. I Penta, no, guarda, questa la levo. Cioè, guarda l'edizione di questa lì. Questa è un'edizione veramente bella. Aperto? No, l'ho aperto per ascoltarlo. Però è tanto ora, se lo voleva più per fartelo vedere. No. Day of Reckoning. Veramente, vedi, sono proprio stile anni 70, no, proprio. Sì. Vinile, vedi come lei. No, aspetta, ho lui dietro sempre insinuo. Guarda il lavori. Te ve lo faccio vedere, se non mi asca nulla. Con il caprone dietro, certo. E certi il caprone è un po' a mancare. Caprone, Belzebuci vuol il bafometto. Il bafometto è un po' a mancare. Aspetta, lo rimetto dopo, vai. Lo lascio un attimo qui. Ancora a piacere. Loro, i capelloni. First Day or Two. Questo l'ho preso perché comunque era una fiera. Ho detto, sai che lo compro. Ma vuoi sapere la verità? Non l'ho ancora ascoltato. Non l'ho ascoltare. First Day or Two. Dei Pentagram, non so se è un best. Ma dai, i capelli. Non lo so, ma vedi i capelli c'hai? Come mia? No, vabbè, sì, capito? Che crespaio! Oh, sempre Pentagram. Ci vuole il balsamo. Last Rites. Un po' molto diverso dagli altri che ho fatto vedere prima. E sinceramente non è che mi abbia proprio fatto impazzire, no. Però vabbè, c'è qualche pezzo figo. Bello, non è quello che vi consiglierei di ascoltare per primo tempo Instagram, comunque bello anche questo qua, dai, lo facciamo passare. Oh, questi sono The Secret, bella davvero, The Secret con Lux Tenebris, l'ultimo EP che hanno fatto uscire, non si sa più che fine hanno fatto, tra l'altro, non so se sono morti o se ci sono ancora, comunque, Escape e Southern Lord, molto più black metal in questo EP qua, comunque tanta lana, consigliatissimi davvero, italiani. Di Trieste mi pare, non me lo ricordo. Poi gli Sbarti Daudi. No, questo le.
questo è un gruppo post black metal che sinceramente non so se fanno ancora qualche cosa, forse sono io che non mi sono più rinformato. Comunque Revelation of the Red Sword, la copertina spacca veramente, sì, il culo. E poi siamo a 10, ok, perfetto, veloce mi invento. E il vinilozzo ve lo devo far vedere, che mi sembra che era molto appena. Bello. No, vinili sono troppo. No, infatti. E tu inizia anche te, Carlo. Mi inizia anche Chad, perché gli hanno regalato i giradischi, sì, che guarda. Aspetta, so il prossimo che gli hanno regalato i giradischi. Appunto, aspettati i giradischi per la prossima volta. Cattle Decapitation Harvest Flow. Death Grindcore, ragazzi, io adoro Cattle Decapitation, cazzo, io voglio dire. Tutti i test a tema animalista praticamente. Sì, sono, però Ganzi veramente. Andiamo avanti. Il mio disco preferito forse di Cattle Decapitation, The Anthrocene Extinction. Ok. Extinzione, no, babà, da là. Bello no, davvero, no. Bello, belli, Cattle Decapitation. Ecco, questo me l'ha regalato Dario per il mio compleanno nel 2014. George mi ha regalato questo degli Agatocles. This is not a threat, it's a promise. Marcissimi. Mindscore veramente senza senso, ma sono troppo belli veramente. Oh, si torna sempre in Italia, Masgrave degli Aerofant, avevo già fatto vedere, c'ho anche il disco. Però cosa ho fatto? Io sono andato a vedergli al coso, al Circus, 25 euro l'entrata, e gli ho comprato. Okay. Yeah. Certo. Al Circus a Scandici, Firenze Sud. Esatto. Cazzo sì. Toulouse, Mysterium. Altro gruppo black metal da tenere d'occhio, regà. Forse un gruppo passato sordina, tanti di voi non li ascoltano o non li hanno mai visti, ma belli davvero anche i Toulouse. Sempre Toulouse. Mamma mia, guarda come lo insinua lui. Pure Black Energy. Io ho comprato sto disco perché ero incantato dalla copertina, ma come ci si fa a fare? Cioè, Dracula, contro le treccine, poi. Con treccioni grigi. Però bello anche sto disco qua dei Toulouse. Oh, torniamo con i Dartron, Sunside Journey. Questi sono quelli italiani. No, questi sono i Dartron, gruppo True Norwegian Black Metal, ma qua facevano roba più death. Il primo disco sto qua. Erano ancora ancorati un po' al death metal, comunque tanta lana. Guarda, ora gli riparti un'altra volta la pubblicità. Io non la sopporto più. Vittoria dei Marduk. Vittoria dei Marduk. Sì, carino. Però c'è di meglio. Questo mi sa che non so se ne sono usciti altri, però sono rimasto indietro. Comunque è uno degli ultimi dischi dei Decide, come dissi a tempi, meglio di tante altre cose hanno fatto, delle ultime cose, però insomma, non mi ha convinto alla grande anche questo disco qua. Rotten Sound, se vi garba il grindcore più feroce, ragazzi, dalla Finlandia, dalla Finlandia. Rotten Sound, mi sembra finlandesi. Tanta lana. Un po' di jazz. Allora, questo è la mia vecchia titolare, dava via un monte di vinili. A regalarli, gli regalava ossia alla Cats the Ken. E io ho detto, sai che, dammi a me questo e io. I giganti del jazz. No, tanta lana. Ogni tanto me lo sparo. Sì, il jazz, ragazzi, è troppo rilassante. Io lo adoro. Oh, questi sono proprio di Pistoia. Davvero, avevano detto si doveva riformare, ma alla fine non è successo nulla. Incoming Cerebral Overdrive, Le Stelle, A Voyage Adrift. Bella anche la copertina. Bello, sì, bellissimi. Belli davvero. Questo mi sa che me l'ha anche questo, me l'ha dato Giorgio. Dario. Oh, bellissimo. Sinmara. C'ho ancora il prezzo, madonna. Sinmara Ivestiar Nanna, non lo so, io la lingua non la so. Non mi ricordo neanche da dove. Mi sembra sono di dove. Mi sa che sono islandesi loro. Correggetemi, ragazzi, ma penso di sì. Comunque anche loro post black metal, tanta lana. Insomma, gli Svarti Daudi sono tra i gruppi che mi piacciono di più. Flash Cathedral, sempre degli Svarti Daudi. Il gruppo ho fatto vedere prima. C'hanno dei nomi strani, sì, Marella Maiala. Roba dell'altro mondo. Siamo quasi in fondo. Oh, i Benet the Massacre, l'ultimo disco uscito qualche anno fa. Fearmonger. Ricordi le nuove stime, madonna, sono andato a vedere. Brutal Technical Deathcore, Death Metal, chiamatemi cavolo di fare, ma mamma mia.
Cioè il cantante gli è un notto. Sì, loro sono canadesi. Un grizzly. Oh, Witchery, Restless e Dead. Penso si dia così, ragazzi, l'inglese sono veramente due cose completamente diversi. Ah, questo è il gruppo De Pinto, oh. I Dollaro d'Onore, Il Lungo Addio, Roma Fessner. Davvero, sono veramente bravi loro con questo genere qua. Veramente, veramente bravi. Ma bravi, bravi, bravi. Oh, ah, Vader, Welcome to the Mordor House. E per la Harlesi gli farò vedere il vinile. Gruppo death metal polacco che io ho iniziato a seguire da poco, ma mi piacciono un botto. Ma guarda là. Bello. Bada bello. Tanto tu inizi. Tanto tu inizi. Già gli si è fatto un regalino alla Harlesi oggi. Mi hanno regalato il CD di Billy Idol. Oi oi. Gli si sta arrivando. The best of. Domani lo metto. Tutti i giorni andrà. Death Heaven. Sì, bella lei. Bello davvero. Non lo so, sì, lei è un'attrice. Sì, dici? Sembra Greta Garbo. Non lo so, comunque uno dei primi dischi di Death Heaven. Attrice degli anni 50. Mm-hmm. Black Gaze, ragazzi, volevano scegliere anche tutti Death Heaven, anche voi. Io troppo, dai. Mi ci faccio i segoni. Loro. Ancestor con Fornage. Dal crust al death melodico al core più no, bellissimi, Yanzest bellissimi. Poi un altro vi scrivo tutto ancora in descrizione. Sempre Yanzest Summit of Despondency. Bello, questo mi garba un fottinio veramente. Belli Yanzest. Siamo quasi in fondo, Death Heaven, anche loro New Bermuda, sì, New Bermuda, perché questi siamo andati a vederli a Bologna tanto tantissimo tempo fa. Cioè il cantante sembra Clark Kent, sembra uguale, è altissimo, è uguale a lui. Andiamo a... ragazzi, il mio film preferito in assoluto del maestro d'argento, le sue colonne sonore dei Goblin. Profondo rosso. Terminator 2, questo me l'ha regalato la Colosimo. Le colonne sonore di Terminator 2. Anni 80, bestia. Di brutto. Poi adoro Terminator, sì, che insomma. Voi capirete anche voi. Questa è roba più drill, trap. Come potrebbe essere, Leonora? Io non ho ancora inquadrata bene sta roba qui. Comunque, vabbè. DXDM. Atalana. Non so neanche se si dice così, comunque, ok. Ci capisci a che cosa? No. Ingested, we are only gods may treat. No. Belli. Brutal deathcore anche loro, con qualche parte slam. Belli davvero. Inglesi. Penultimo. Evil Feast, Elegies of Stellar, col cazzo perché non leggo niente. Wind, black metal, atmospheric black metal. Con un po' di raw anche, però tanta lana anche loro, veramente, ma bello sto qua, questo proprio, me lo porterei a letto. Rullo di tamburi, siamo agli ultimi due, ok, questi sono i Deeps of Hatred, mi sta cascando tutto, e ci avevo contato tanto su questo album, avevo sentito singoli, ma invece, no, insommina, alla lunga sono un po' stancanti, e poi Anal Navrak con Vanitas. E un'altra ragazza per voi, io non uscite che tanta lana. Non mi rotavo neanche da quello sto villino io. Pensavo di avere il CD. Vabbè, a cazzo. Comunque, ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Il terzo blocco veramente della collezione dei miei vinili. Ragazzi, ricordatevi di mettere mi piace, campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Carla, io ti ringrazio. Cioè, sempre qui a darmi una mano. Cioè io. Ma io non parlo, ma faccio una cultura. Ma davvero. Ma piano piano ti avvicineremo un po' anche a questo genere brutale. Piano piano. O almeno al collezionismo ci si proverà. E ti si inizia a regalare vinile su vinile, e poi ti tocca comprare i giradischi. Comunque, ragazzi, è stato un piacere. Grazie a Leonora alla regia. Grazie, spero si sia visto tutto bene. Ok? E noi ci vediamo alla prossima volta, ragazzi. Ciao.